Dargio, come stai? Sempre bene tu, ma a discapito di quelli che ci vogliono il male. Senti, siamo qui di fronte a un bellissimo palazzo, però visto dal retro... Un palazzo, che a suo tempo apparteneva a sua nobiltà, o io chiamerei innobiltà. Ora, sperando che non arrivano subito i carabinieri, possiamo dire che questo è il vero palazzo del governo italiano? Il vero palazzo del governo italiano, che non a caso, appunto, si è impossessato di questo palazzo, che era il palazzo del re. 1945. No, no, non questo. Sono entrati nel 1945. Quando nel 1870... Roma fu occupata dall'esercito piemontese, ripetiamo che si chiamava esercito italiano, ma in realtà era esercito piemontese, per chiarire la prima truffa nella parola, nella definizione, certo. Perché? Perché ci sono tre ragioni concrete. Io a questo punto sarei felice di riuscire a far capire ai nostri connazionali che i molteplici tentativi garibaldini di conquistare Roma erano finalizzati a garantire la conquista di Roma in nome del popolo italiano, non in nome del re di Sardegna. Certo. Allora, queste cose bisogna che le persone comincino a capirle, se no non c'è il senso, non c'è una capacità interpretativa, no? Allora, Garibaldi, è vero, molti italiani del sud accusano Garibaldi di essere stato l'apripista del Regno di Sardegna. È vero, ma Garibaldi la conquista del sud attraverso i Mille l'ha fatta nel segno dell'italianità, del popolo italiano, dell'unificazione del popolo italiano. Chiunque può pensare quello che vuole in relazione a Garibaldi, ma non può negare che Garibaldi, e queste sono cose che dico io alla luce delle conoscenze storiche che ci sono e che i nemici della storia italiana cercano in tutti i modi di negare e di occultare. Nessuno può nascondere che Garibaldi, una volta che ha preso il regno delle due Sicilie, poi ha tentato in tutte le maniere di conquistare Roma. Questa è la cosa più importante. E in tutte le maniere è stato contrastato, fino a che, grazie a una grande sconfitta del grande protettore dello Stato pontificio, Napoleone III, a Sedan, il governo italiano, chiamiamolo italiano, che aveva sede a Firenze, no? Con un'operazione apparentemente militare, ma sicuramente concordata, conquistò Roma. Vabbè, tornando a quel però punto, in questo meraviglioso palazzo, questo meraviglioso palazzo fu adibito a Mezzareggia, perché era la sede dell'erede al trono. Quando gli americani, in contrasto, ricordiamocelo sempre, con gli inglesi, conquistarono l'Italia, fecero di questo palazzo la loro ambasciata. Da dove tuttora governano l'Italia? Da dove tu-